Anche lei è volata alle Baleari con tutte le amiche. Angela Robusti, la futura moglie di Pippo Inzaghi, festeggia l'addio al nubilato sulla quotatissima isola spagnola cara a tanti VIP, Ibiza. Sul social condivide le foto che la mostrano felice e scatenata a pochi giorni dalle nozze. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, architetto e wedding planner, e l'ex attaccante di Milan e Juventus, ora allenatore, si uniranno in matrimonio il prossimo 24 giugno a Salerno. I due stanno insieme dalla fine del 2017, insieme sono diventati genitori di una bambini, Edoardo ed Emilia, rispettivamente 2 e 1 anno. Sono felici e innamoratissimi. La 34enne e il 50enne non vedono l'ora di indossare le fedi all'anulare. Prima, però, ecco l'addio al nubilato. Angela è partita con Dania Cannarozzo, Laura Chito, Roberta Scalfi, Valentina Banzatto, Electra Di Corato e Maria Lidia Mastrocinque. Con loro ha girato l'isola in motoscafo, bevuto cocktail al tramonto, fatto le ore piccole in discoteca e riso moltissimo. Il team Bridé ha funzionato alla grandissima. E, stata una 3 giorni entusiasmante, un weekend difficile da dimenticare. Ora si torna a casa. Angela è pronta ad andare all'altare. Sui fiori d'arancio al Corriere del Veneto ha confessato che sarà una cerimonia classica per pochi intimi. Sto pensando a qualcosa di bello ma semplice. Diciamo un po', old style. Ha detto, nulla di stratosferico come molti pensano. Avremo circa 200 ospiti, familiari, tanti amici di Pippo. E sulle fedi ha svelato. Le ho disegnate io, così come il collier che indosserò quel giorno. Anche quello bello e semplice. Non avrà nessun diamante.